Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi devo andare a fare dei giri per il cane perché devo prendere delle pasticche. E dato che è una bella giornata e non devo fare una cippa, allora si prende la moto. Che fai, te ne privi della moto? E no che non te ne privi. Quindi ora che facciamo? Andiamo a fare colazione da Ilaria e poi andiamo a Civita Castellana, che c'è la farmacia veterinaria, e andiamo a prendere questo pasticcone anti zecche e pulci per il cane, per Brian. Tanto, come potete vedere, la moto è lustra, l'ho lavata in maniera impeccabile, come sempre, perché io ci tengo molto alla moto. Difatti, mentre la stavo lavando, c'era un signore, vabbè, a parte avermi fatto i complimenti per la moto, ma ha detto, anzi più di un signore, mi sembra due o tre signori me l'hanno detto, hanno fatto, ma è nuova? No, in realtà è del 2015, c'ha 8 anni, però si porta molto bene. Ma anche perché poi un giorno che magari vorrò venderla, cioè, si vede anche da queste piccole cose, ragazzi, come è tenuta la moto, come è stata tenuta, da chi è stata tenuta, se era una persona che ci teneva o che non gli fregava un cazzo. Quindi io alla fine cerco sempre di mantenerla il più pulita possibile. Pulita, in ordine, tagliandi sempre prima dei 4000 km, mai oltre, mai oltre, meglio prima che dopo, è un po' meglio fuori che dentro, no? Capito come? Cambiato anche l'olio dei freni anteriori perché era cominciata a diventare un po' spugnosa la frenata, quindi sono andato a cambiargli anche il liquido dei freni, infatti ora è molto molto migliorata, anzi addirittura quasi pericolosa, perché come lo sfiori c'ha un freno anteriore incredibile, cioè. La frizione pure dovrei cambiarla, ma questa la faccio, vedo, settimana prossima, mo vedo. E quindi niente ragazzi, ci andiamo a fare sto tratto, che comunque già questo tratto verso fabbrica, a parte qualche parte che fa un po' cagare di asfalto, però la strada è divertente, eh? Poi vengo da praticamente due giorni in direzione Castelluccio di Norcia, la strada, raga, che vuol dire che fa? Una goduria assoluta. Ci sono andato sia con Ilaria che con il gruppo di Nepi, però col gruppo di Nepi non ho registrato perché me la volevo godere in tranquillità, senza star a registrare, insomma, anche perché c'ero stato due giorni prima. Abbiamo un pochino di più, ecco, ora è meglio, ora è meglio. Poi questa dovrei,
Ok. Poi che altro, ragazzi? Le gomme, ormai con le gomme ci abbiamo fatto, ora vi dico. Circa 3000 km circa. Battistrada è ancora ottimo. Il feeling è anche molto molto buono. Mi ci trovo molto bene con queste gomme, danno una confidenza veramente impressionante. Poi vanno subito in temperatura. Mamma mia, senti che frenata! Questa moto, raga, mi dà proprio soddisfazione, quando dai il gas senti, è proprio soddisfacente, ti scappa il sorriso proprio, cioè poi si guida bene, oh, mamma mia. Non so con cosa potrei cambiarla, guarda, forse col 1200, ecco che c'è un po' più di ignoranza e prepotenza, tipo grosso, capito? Sono grosso, porco due. Però veramente mi ci trovo molto bene con sta moto. Questo pezzo qua bellissimo, serie di curve, destra-sinistra, sinistra-destra. Poi andiamo per andare qua su questo tratto con curva a sinistra, poi destra e un rettilineo che ci spara su una curva destra-sinistra con sali-scendi. Eccoci qua, ragazzi, colazione fatta, ci siamo presi un bel succo fresco e un cornettino con la crema. Molto buono, molto buono. E adesso andiamo verso Civita Castellana. Pizzica, porca troia. Siamo arrivati a Nepet. Salve signora. Ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e attivare la campanellina. E se volete potete seguirmi anche su Instagram. Poi, per chi volesse e ha scaricato l'app Tonit, mi trovate anche là. Pure oggi un bel giretto ce lo siamo fatto. Oh, gode. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, tutti i social, tanto è gratis, ragazzi. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!